C'è stata un'aggressione a Roma, per la precisione in un convoglio del treno Roma-Lido, da parte di una persona ucraina nei confronti di un ragazzo indiano. Sarebbero volati epiteti razzisti, sarebbero volate, diciamo così, parole non proprio delle più belle, non proprio delle più carine, nei confronti di quel povero indiano. Ereo probabilmente di essersi trovato al momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Infatti pensate che sarebbe stato aggredito da prima a livello verbale e poi fisicamente da parte di codeste persone qua che erano all'interno del convoglio. Sarebbero di nazionalità ucraina, al momento non sono stati aperti fascicoli oppure denunce da parte dell'indiano che era in compagnia della sua amata fidanzata. Fatto sta che ovviamente è stato atterrato, un pugno sarebbe partito nei suoi confronti. E poi sarebbe stramacciata a terra. Una donna che sarebbe intervenuta per soccorrere l'indiano avrebbe riportato un pugno in testa, tanto che sarebbe fuoriuscito dal suo volto, o meglio dalla sua testa, il sangue in maniera copiosa. Che storia assurda, davvero c'è da riconoscerlo. Vi ringrazio per l'ascolto, esimio utente di YouTube. Questo episodio ci deve indurre a compiere una riflessione della seguente. Siamo tutti uguali, basta, non c'è nessuno diverso da noi, davanti a Dio, davanti agli uomini, davanti alla legge, davanti alla politica, noi siamo tutti uguali, bianchi, neri, cinesi, algerini, siamo tutti uguali, basta con questo, chiamiamolo razzismo, che è la piaga di questo pianeta Terra. Grazie ancora a voi tutti, questo è il mio... O mio parere, la mia opinione personale, iscrivetevi se vi va, commentate e a presto.